Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Tech Addicted. Avrete sicuramente notato un cambio ulteriore di qualità rispetto ai due video precedenti e questo è dovuto al fatto che sto registrando in 4K finalmente. Sto registrando anche con una 25 mm della Lumix 1.7, quindi veramente aperto per dare un tocco di sfondo sfocato all'inquadratura. Oltre al cambio di qualità video, c'è anche ovviamente un cambio di qualità audio, perché ovviamente non si può cambiare video per poi mantenere lo stesso audio insomma, dall'anno scorso. Non sto registrando con questo microfono, bensì sto registrando con un microfono lavalier comprato proprio a caso su Amazon. E che dire, ragazzi, connesso al computer con una scheda audio esterna USB che dà alimentazione a 5 volt, è una cosa stupenda. E parlando di audio, oggi testeremo e recensiremo questi due microfoni della Rode, più precisamente il VideoMic Go e il VideoMic. E quello che salta subito all'occhio di questi microfoni è l'estetica. Uno sembra più un shotgun e l'altro sembra più una palla di pelo. E ovviamente possiamo cavare quello che chiama Rode, un dead cat. E rimarrà appunto il microfono in una specie di lega di alluminio, mentre l'altro, messo a nudo, è più un tubo plasticoso. Tutti e due i microfoni sono sospesi con un shock mount per appunto far sì che non si sente il rumore degli urti quando ci scontriamo con qualcosa oppure spostiamo per sbaglio il microfono. La cosa bella di questi due microfoni è che hanno il cavo jack da 3,5 mm togliibile, quindi potremo benissimo riacquistare il cavo qualora si rompa o qualora si rovini. Una differenza non tangibile tra i due è che il VideoMic Go è un supercardioide mentre il VideoMic è un cardioide. Cosa vuol dire cardioide e supercardioide? Allora, ve lo spiego a grandi linee. Un microfono cardioide sente solo dal davanti, mentre un supercardioide percepisce un pochino di suono dal retro. Una cosa molto positiva da tenere in considerazione è che non sono alimentati con la batteria esterna e di conseguenza non dobbiamo preoccuparci ad accendere il microfono qualora vorremmo registrare dei video. Di conseguenza questo comporta una nota negativa, ovvero che non possiamo amplificare il microfono. Dovremmo contare sulla preamplificazione a bordo della macchina fotografica. Il VideoMic può contare benissimo sul dead cat per appunto togliere il rumore del vento. Detto questo, proviamo finalmente come funzionano questi microfoni. Ok, scusate il cambio repentino della posizione della fotocamera e delle luci che non ci sono. È che ho scoperto adesso che il filmato appunto della prova del VideoMic Go non andava bene perché il VideoMic appunto non era collegato bene, credo. E comunque, prova prova, questo è il suono proveniente dal VideoMic Go con una preamplificazione a più 6 decibel. E prova prova, questo è il suono proveniente dal VideoMic Go senza preamplificazione. E prova prova, questo è il suono proveniente dal VideoMic Go senza il cappuccio. Prova prova, questo è l'audio proveniente dal VideoMic con una preamplificazione settata a 0 decibel. Prova prova, questo è l'audio proveniente dal VideoMic con una preamplificazione settata a più 6 decibel. Prova prova, questo è l'audio proveniente dal VideoMic senza il dead cat. E se non sbaglio si dovrebbe sentire un pochino più di rumore di fondo, cosa che si può benissimo aggiustare in post-produzione. Allora, questa è la prova del VideoMic Go all'esterno. Proviamo un po' come si comporta con il rumore ambientale. La preamplificazione è settata a più 6 decibel. Allora, questa macchina diciamo che ha un autofocus non molto buono. Ok, ora mi hai messo a fuoco. Questa invece è la prova del VideoMic Go con una preamplificazione a 0. Mentre questa è la prova del VideoMic con un'amplificazione a 0. Abbiamo un tagliaerba alle spalle. Ok, siamo passati a più 6 decibel di amplificazione con sempre il tagliaerba alle spalle. Ed eccoci di nuovo nella mia stanza. Allora, io vi sconsiglio questi due microfoni per il loro prezzo, ci sono sempre degli sconti, eccetera, eccetera. Lì va bene, però finché
uno di loro, ovvero il VideoMic Go, costa sui 60 euro. Non ci penserei neanche a prenderlo, sinceramente. L'ho preso da un mio amico che me l'ha venduto più o meno a un prezzo di 35 euro, mentre il VideoMic costa all'incirca 55 euro. Per la qualità costruttiva non ho niente da aggiungere. Perfetto, impeccabile, Rode. Per la qualità audio avrei tanto da ridire, perché l'audio è molto molto secco, specialmente quando parliamo del VideoMic Go, perché mi aspettavo un pochino di più da questo microfono, anche per la qualità costruttiva, perché mi avete messo la scocca del VideoMic in una specie di lega di alluminio. Non può essere metallo, sennò arriverebbe a costare un pochino di più. Mentre questo, che è uno step successivo, è interamente fatto di plastica. Non me l'aspettavo, però la cosa più bella è non dover accendere manualmente il microfono ogni volta che vogliamo registrare. Questa recensione termina qui, grazie della visione, lasciate un like e noi ci rivediamo a un prossimo video.